Allora, a 2 mesi dalla prima manifestazione, il Circolo Felice a Bartolotta riempie nuovamente il Teatro L'Idea di Sambuca e propone Sario Arbisi alla candidatura di sindaco di Sambuca. Sario, allora, pronto per questa esperienza? Sicuramente siamo pronti per avviare quello che è un progetto sicuramente di rinnovamento, di radicale cambiamento all'interno della pubblica amministrazione del Comune di Sambuca. Quello che noi proponiamo in maniera sintetica ovviamente è il taglio importante agli sprechi che costano molto ormai ai cittadini sambucesi sulla tassazione comunale che è aumentata dal 2011 al 2012 di più del 54%. Quello che noi proponiamo ovviamente accanto al serio taglio agli sprechi è quello ovviamente di attivare, di sviluppare una progettazione seria di sviluppo che deve essere promossa dal comune soprattutto insieme alle imprese, alle piccole e medie imprese locali sambucese. Poi posso dire ovviamente che sono stati sicuramente, cioè abbiamo avuto fino ad ora una disamministrazione comunale che con il suo cuore grande nei confronti di determinate associazioni piuttosto che gli sprechi della compartecipazione all'Unione dei Comuni hanno comportato sicuramente un aggravio di spese assieme ai mutui stipulati da questo comune che ci costano circa 1.000 euro al giorno di interesse per questa comunità. Tanti giovani che mettono la propria passione per questo progetto, ma come si pone nei confronti degli altri dei partiti e degli altri soggetti politici che già, come per esempio il segretario del PD, ha proposto la propria candidatura? Ma noi come Circolo Bartolotta abbiamo promosso da sempre le primarie di coalizione. Il nostro è un circolo giovanile, ovviamente di natura di centrosinistra, che intende promuovere il coinvolgimento di parte della società civile. Promuove le primarie di coalizione, coalizione che il Circolo Bartolotta vede naturale che si faccia con il Partito Democratico e con l'Associazione Futura, e andare alle primarie di coalizione dove chi perde va a sostegno con la propria candidatura a Consiglio Comunale nella lista del candidato che vince. Questo è un po' la nostra idea della politica locale, quindi le primarie di coalizione. Ovviamente a questo attendiamo l'evolversi ovviamente in questi giorni, perché fino a qualche giorno fa avevamo le elezioni nazionali, quindi oggi si stanno formulando tutti i passaggi necessari per lo sviluppo dell'attività politica locale.